Buonasera, benvenuti gentili telespettatori della RAI dallo Stadi Municipal di Andorra, Principato di Andorra, per 4 i 3 ovviamente di arbitri di gara, poi il quarto ufficiale dell'Irlanda del Nord, i nordirlandesi, c'è Mandragora, viene inquadratura dalle nostre telecamere. Allora andiamo a vedere anche le formazioni, chi ha scelto. Luigi Di Biagio, partiamo proprio dall'Italia per questa gara. Lo stesso Di Biagio ha dichiarato ieri in conferenza stampa: attenzione, non abbassiamo la guardia, bisogna stare attenti. Donnarumma tra i pali, Conti, Caldara, Romagnoli e Adam Masina, Berardi, Mazzitelli, Mandragora, Benassi, Monachello e Rossetti. C'è quindi Masina in a posto di Barrega sul linea di sinistra, come terzino sinistro, c'è Mazzitelli a centrocampo. Ma andiamo a sentire l'inni. Entrano tutti subito nella propria metà campo, difendono in 50 metri, chiudono tutti gli spazi. Eccolo qui la giocata che poi può mettere in difficoltà, cercare i centrocampisti che gioca nell'incamp. Una squadra di, potremmo dire, di un quartiere. Il servizio proprio per Rossetti, ancora Mazzitelli, il vento infastidisce, ripetiamo, pallone nel mucchio, colpo di testa di Mandragora, prima vera azione, ha sfiorato l'incrocio dei pali, prima vera azione al 21esimo, ha sfiorato il gol Rolando Mandragora. Sì, si palla da fermo, calcio d'angolo, calciato bene, però Mandragora deve far gol lì, e da solo non può, deve cercare di tenere il primo palo, era convinto evidentemente di fare gol, la deve schiacciare, deve trovare la porta, però bene come inserimento. Bene l'inserimento di Mandragora, 21esimo quindi, primo tentativo per lui. Ma Caldara per Berardi, Mandragora alza la testa, va in verticale, c'è il corridoio giusto per Monachello, però non è buono, Monachello potrebbe cacciare, prova a girarsi con il sinistro, Mazzitelli, ecco. Mandragora, in verticale cerca Monachello, di testa alla vetra. Berardi può calciare da lì, calcia, ma non è però centrale. Dovrebbe essere Cerri che è un giocatore fisico, un giocatore che fa della forza. Attenzione, tocca male Pomares. Berardi, le cross, Pomares. La Reyes poi recupera, però non è però Mandragora. Cerca il capitano, buono l'aggancio. Di Andorra. Si tratta di Matos. Il cross Mandragora troppo potente sul secondo palo. Taglia. E da lontano Mandragora, grandissimo tiro di Mandragora dai 26 metri, controvento addirittura, sì, no. E la parata eccezionale di Silverio, gran tiro di Mandragora, lo rivediamo, qui si è coordinato bene ed è bravo il portiere ancora una volta. E qua ha fatto vedere le sue qualità Mandragora da fuori, ha fatto un gran tiro, bravissimo il portiere. Masina, Mandragora, ancora Masina, perché non ha frenato la sua corsa ed ha colpito dopo la scivolata con il piede a martello il giocatore. Tanto occhio a Mandragora, pallone dentro a cercare Berardi che può andare con il destro e ancora una volta la parola, poi tocco con un braccio, protesta della palla, sì. Preciso negli interventi, toglie il pallone a Berardi. È difficile giocare, è difficile, quindi devi essere cinico quando ti capita anche l'occasione per far gol. Doppia giocata straordinaria di Mandragora su Sanchez e su Martinez.
Tanto Mazzinelli alla bandierina, pallone dentro nel mucchio, Silverio a Poto questa volta! Cerri è sull'errore di Silverio che si capota, Cerri va a segnare il gol errore di vantaggio all'88esimo, al 78esimo minuto, 1-0. Adesso meritato questo vantaggio per il secondo tempo, per la voglia, la fame, la cattiveria, anche le giocate di qualità che ci hanno messo per cercare di fare gol. Quindi ha superato Silverio su un errore, come hai detto tu, del portiere. Intanto Rossetti è andato senza scarpa e con il ghiaccio sul piede ad abbracciare il giocatore che l'ha sostituito. Qua vediamo proprio la volea al centro da parte di Cerri. Applausi da parte della panchina a Cerri. E queste partite si vincono. Il primo gol con la nazionale under 21 per Cerri. Arriva in un momento molto difficile nella partita, che era diventata molto complicata. 1-0. Invece preferisce servire Mandragora. 30 secondi al termine. Romagnoli,